Pace bene, bentornati anche oggi. Il 18 gennaio ricordiamo Santa Margherita di Ungheria, principessa. Ascoltiamone la vita. Margherita nasce nel 1242 dal re d'Ungheria Béla IV e dalla regina Maria di origine bizantina. Nel 1252 viene condotta al monastero delle Domenicane di Santa Maria, nell'isola delle Lepri, sul Danubio, presso Buda, fondato da suo padre appositamente per lei. Più tardi verrà chiamata Isola di Santa Margherita. Qui fa la sua professione religiosa e prende il velo. Non era una donna di grande cultura, sapeva appena leggere e scrivere. Si faceva leggere le sacre scritture e aveva come padre spirituale il domenicano Marcello, provinciale d'Ungheria. È stata una delle più grandi mistiche medievali d'Ungheria e aveva uno smisurato amore per la povertà. Grazie alla sua ascesi ebbe il dono delle visioni. Lavorò anche in campo politico, in un periodo in cui la pace tra il fratello e il padre era compromessa a causa della smania di potere del fratello. Lei, con le sue penitenze e preghiere, riesce a risanare la pace in famiglia. Come religiosa, Margherita è severa con se stessa. Rispetta la regola in modo scrupoloso. Cerca di imitare Gesù nella sofferenza fisica e nell'umiliazione. E quando sente avvicinarsi la morte, si prepara, facendosi leggere spesso il racconto della passione del Signore, e si priva di cibo e riposo. Morì il 18 gennaio del 1270, a 28 anni, nel suo convento dell'Isola delle Lepri, presso Budapest. La sua tomba divenne presto meta di pellegrinaggi. Il processo canonico per dichiararla santa è incominciato nel 1271, sotto Gregorio X. La canonizzazione è avvenuta nel 1943 con Pio XII, un iter durato 672 anni. Come ho sottolineato anche prima, Santa Margherita è stata una principessa. Quando sei principessa, cosa puoi desiderare di più? Perché andare in un monastero e lasciare tutto? Ebbene, lei desiderava conformarsi ardentemente a Gesù. Giovanissima, a 12 anni, lei già desidera questo e si muove abbandonando tutto per realizzare questo nella sua vita. Molto toccante poi la vicenda che la vede come mediatrice. Suo fratello, principe, non ottiene quello che vuole dal padre, che allora era re, voleva più potere, e allora, anche istigato dalla moglie, da sua moglie, inizia proprio una vera guerra contro il padre. Lei, Margherita, interviene e riporta la pace. Questo quanto ci dice della storia delle nostre famiglie, in cui per un motivo o per un altro, eredità, invidie, lavoro, succede che padri si mettano contro i figli, fratelli contro fratelli e sorelle contro sorelle, contro le madri. Sono storie che veramente appesantiscono la vita, perché proprio nei legami di sangue si potrebbe assaporare la bellezza più bella. Come porci in queste situazioni? Innanzitutto è essenziale la preghiera e cercare di capire effettivamente che cosa il Signore vuole da noi e come possiamo portare pace anziché guerra. Padre Pio donava queste parole particolari a una figlia spirituale. Sii in famiglia anima di profonda convinzione, sorridente nell'abnegazione e nell'immolazione costante di tutta te stessa. Perché per fare pace bisogna, ecco, a volte fare anche un passo indietro, deporre le armi del giudizio e fare spazio alla carità. Che Santa Margherita ci aiuti in questo, perché ci è riuscita. Allora, Santa Margherita, prega per noi.